Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, oggi video spesa. Siamo state da Eurospin e Ali, come sempre, e quindi vi faccio vedere cosa abbiamo comprato. Comincio dalla Ali perché ho comprato quattro cose, ho speso 8 euro. Ho preso, Roberta da Ali, esatto, sono queste. Ho preso intanto del pane alla zucca, erano due, ne abbiamo mangiato uno, strada facendo. Pagato 42 cent 48 centesimi, è molto buono, lo prendiamo spesso. Poi ho comprato questi crostini integrali di questa marca qui, Grand Bon, che li avevo già presi, quelli al farro sono buonissimi. Questa è la prima volta che li prendo. Speriamo che siano buoni, pagati sull'euro, attorno all'euro più o meno. Poi questi biscotti della Vitasnella, 1,50 euro in offerta. Frollini, cereali integrali, non li ho mai assaggiati da provare. C'erano così, ho anche quelli ai frutti rossi, ho voluto provare a prendere questi. Sono due, Roberta, di questo. Ho preso due Zimil, 84 centesimi l'uno. Ho preso questo e non quello dell'Eurospin perché, dato che lo consumo un po' meno, preferisco prenderli da mezzo litro, così evito dopo casomai di buttarlo via perché scade o insomma o vada male. Quindi per comodità ho preso due di questi. E poi, Roberta, le bustine per il Mimmo, l'umido per il gattino che ho fuori, queste qui della Whiskas, era in offerta anche questa 1,09 euro, mi pare. Sì, insomma, per il Mimmo fuori vanno bene queste. Poi questi tagliolini delle Emiliane, Barilla, 95-98 centesimi in offerta anche questi. E Un infine altro. un tè Lipton, un altro, 75 centesimi, questo qui l'ho Ne abbiamo pagato. un'altra bottiglia Vabbè, piena. insomma. E cominciamo con l'Eurospin. Allora, ho Sì. comprato... Cosa Dammi, sentiamo? Roberta. Sì, partiamo dalle cose da frigo, che le ho messe qua nella borsa adatta. Allora, questo qui che è uno yogurt greco. Questo qui della Land costa 90 centesimi più o meno, quello è il prezzo, 80-90 centesimi, poi sfilacci 2,49 euro, poi questi ghiaccioli che erano in offerta a 2,49 euro, sono 20 invece di 2,99-2,49 euro, quindi li ho comprati. Poi ho preso questo yogurt, costava 50 centesimi magro alla fragola per la Roberta che le piace. Poi due fiocchi, 50 centesimi l'uno, due fiocchi di latte, anche questi li metto nell'insalata, sono buonissimi. Poi due ricotte, insomma quattro ricottine, 50 centesimi anche queste in offerta. Poi un contorno grigliato, questo qui 1 euro in offerta, che è molto buono anche questo. Poi i miei amati hamburger, questi qua che sono buonissimi, 2,99 euro di 4. Un formaggio spalmabile, questo qui light, pagato sulle 70 centesimi più o meno. E un contorno verde dell'orto, 99 centesimi. Un burro, questo qui 1,49 euro. E le mozzarelle light, queste qui che costano, oddio, attorno alle 50-70 centesimi più o meno. E quindi abbiamo comprato queste cose, insomma, però manca qualcosa nella borsa frigo perché non mi stava più niente, che è il prosciutto, quelle robe là. Vabbè, Roberta, passami intanto quelle cose per favore, perché c'è un caos come sempre. No, Roby, passami la borsa, non fare così perché facciamo un sacco di casino. Allora, dammi la borsa qua, ok. Allora, ho comprato il pane bauletto, questo qui, 79 centesimi. Cereali che sono due pacchi, là ce n'è un altro, Roberta me lo passi, quello che lo faccio vedere, comunque sono uguali, erano in offerta a 1,39 euro e quindi ne ho comprati due dato che al mattino le mie sorelle ne mangiano parecchi, sono quelli con il cioccolato fondente, questo panno multigene 1,49 euro, poi ho preso questo, insalata poker qui, che c'è l'insalata. E c'è la rucola, le carote, cicoria e radicchio. E questa qui, non so, non sarà il prezzo, non ho lo scontrino, credo insomma attorno all'euro più o meno. Poi due hamburger di cotto, 1,01 euro in offerta. Poi ho preso il cavolo cappuccio, questo qui, che l'ho pagato 1,20 euro di due. Mais. Ho voluto provare a prendere questi mini burger agli spinaci, 1,79 euro, è la prima volta che li provo, vedremo. 1,75 euro i dadini di prosciutto cotto, che li prendo sempre per l'insalata di riso o la pasta, li compro. Una maionese.
il tubo 59 centesimi. C'era questo con di riso in offerta a 1,50 euro, che è molto buono, l'ho già provato varie volte. E questi qua sono 560 grammi, non sbocciolati, e quindi lo ricompro, è buono. Poi ho preso una di funghetti e due di carciofi. Questi qua, due di carciofi, che ti piacciono, vero Roby? E una, un tonno, questo qui è l'olio d'oliva, 2,80 euro costa. Quattro lattine sono molto buone. Ma Roberta, dopo facciamo, passami per favore l'altra borsa. Ho preso la carta igienica, che ve la faccio vedere. Roby, passami un attimo la carta igienica. Questa, 1,99 euro. Poi ho preso mini gallette, queste qui, 1,39 euro, che ricompro sempre, sono buonissime. E come affettati ho preso un cotto, questo qui 99 centesimi con le olive, e un arrosto di petto di pollo 1 euro in offerta invece di 1,20, 1,10, 1,20, una pellicola 89 centesimi. Ho preso questo semolino qua perché devo fare una ricetta con le zucchine al forno. Poi una candeggina spray 1,20 euro, 1,30 euro. Le gallette, queste qui allo yogurt, 99 centesimi. Questa qui era in offerta, è una novità, cioè io non l'avevo mai vista. Era in offerta 79 centesimi invece di 1,30 euro. Spray mousse con candeggina per la casa e bucati bianchi. Ho voluto provare a prenderla, poi mi piaceva, quindi l'ho presa. Per 80 centesimi ho detto proviamola. La candeggina profumata, 60 centesimi costa. Questo qui è petto di tacchino, sono 240 grammi e 2,64 euro l'ho preso perché per farlo grigliato, così a noi ci piace. Un detersivo piccolino, questo qui al limone verde della Dexal, 89 centesimi. Le farfalle, queste qui dei tre mulini, queste sulle 60 centesimi, 50-60. Poi cipolline, 99 centesimi. Insalata iceberg, questa qui costava 1,79 euro al chilo, non so sinceramente quanto sia perché non c'era il prezzo, si pesa la cassa. Zucchine, 4-5 zucchine per fare la ricetta. Carote, queste qua 99 centesimi di un chilo. I piselli, no Roberta, una ricetta veloce, non faccio il video, con zucchine al forno alla fine. E un tè alla pesca, basta Roberta, è l'ultimo questo, sì. Un tè alla pesca, questo qui il preparato, insomma 2,79 euro costa più o meno, sì. Va bene, questa era tutta la spesa, un po' di corsa perché devo mettere via tutto, fa caldissimo, mi si scioglie tutto, i ghiaccioli, buonanotte, troverò granita sciolta. Va bene, ci vediamo al prossimo video, ciao!